Buongiorno a tutti e benvenuti in Cucina Botanica. Io sono Carlotta e oggi prepariamo un buonissimo hummus alla barbabietola, che col suo colore sgargiante è estremamente invitante, oltre ad essere ricchissimo di proprietà nutritive per il nostro corpo. Il procedimento è veramente molto semplice. Cominciamo versando in un mixer o in un frullatore i seguenti ingredienti: 450 g di ceci già cotti, una barbabietola grande cotta al vapore o al forno e poi sbucciata, 2 cucchiai di olio extravergine, 2 cucchiai di salsa tahina, che non è altro che una crema di semi di sesamo che dà all'hummus il suo tipico sapore, uno spicchio d'aglio e il succo di 2 lime. Azioniamo e andiamo avanti a tritare finché non otterremo una crema della consistenza desiderata. Se necessario, possiamo aggiungere poca acqua per ottenere una consistenza più cremosa. E se volete un hummus leggermente granuloso come il mio, vi consiglio di usare il mixer. Se lo preferite invece liscissimo, vi consiglio di usare il frullatore. Dopo un paio di minuti, ecco qui il nostro hummus alla barbabietola. Semplice, buonissimo, che si abbina perfettamente alle verdure crude, alle polpette, alle bruschette o che semplicemente funziona come un ottimo ripieno per panini o piadine. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video, spero tanto che questa ricetta vi sia utile e vi piaccia e come sempre vi aspetto qui sul canale di Cucina Botanica nel prossimo video.